Mi chiamo Alessandra Longo, abito qui vicino ad UX e mi occupo di immagine mediatica della montagna. Lo faccio attraverso un blog che ho aperto da poco, che si chiama verticales.it, e lo faccio perché credo che sia importante andare ad analizzare, oltre a quello che è il nostro patrimonio delle Alpi, che comprende le risorse naturalistiche, architettoniche, storiche e il patrimonio fortificato, andare a vedere quelle che sono le visioni che noi elaboriamo, sia dal punto di vista di chi produce, per esempio, le campagne pubblicitarie, gli enti di gestione dei forti, sia noi stessi, perché a volte non ci pensiamo, ma in qualità di turisti, di frequentatori del territorio, siamo dei grandi produttori di immagini. Più di una volta, basta pensare che con telefoni, smartphone, tablet, siamo dei formidabili divulgatori del territorio. Questo aspetto potrebbe magari non interessarci tanto, insomma, posto una foto, che importanza può avere? Ogni singola immagine, secondo me, contribuisce a quello che è il nostro immaginario. Il nostro immaginario è come insieme quel serbatoio di visioni che vanno a strutturare questa realtà che si sovrappone a quella oggettiva. Oggi abbiamo visto tanti contributi che vanno a incidere su questo aspetto, la realtà fatta di roccia, fatta di misure, di blocchi, di pietra, di strutture architettoniche. Però c'è anche una realtà che ci coinvolge nel profondo, nell'inconscio, i racconti, le tradizioni, una realtà elaborata culturalmente, quella che ci dà il senso e che adesso sta subendo delle forti trasformazioni. Siamo in un periodo di forte stravolgimento del nostro immaginario montano, che comprende anche il patrimonio fortificato. Questo forte cambiamento penso sia strettamente collegato alla rivoluzione digitale, all'estensione delle nuove catture dell'immagine, divulgazione e condivisione attraverso i cosiddetti new media. Di qui il mio titolo di roccia, quelli che abbiamo visto stamattina sono tutti interventi legati alla realtà fisica del forte. Di carta, quella che era la promozione tradizionale fatta di depliant e di brochure, e di pixel. Su questo ci soffermeremo un po' di più, perché l'elemento un po' più innovativo e che ad oggi vede pochi interventi, poche riflessioni dal punto di vista culturale, scientifico. Ci sono molti studi legati al marketing, alle statistiche, alla vendita, ovviamente per ottenere gli scopi di business. Io occhio lo faccio per pura passione, perché amo la montagna, ho deciso di rimanere a vivere in montagna e non vivendo niente, quindi non ho un'agenzia di pubblicità o di comunicazione. Non so andare avanti però. Mi aiuti Simona? Mi sa che devi sentire giù con la freccia giù. No. Ok, vi propongo quindi un itinerario che ci porta un po' a discostarci da quelli che sono i contributi teorici, scientifici, accademici, classici, che hanno ovviamente una loro indispensabile utilità, che sono fondamentali e che si basano sulle discipline che sono state evidenziate questa mattina, gli studi architettonici, storici, sociologici, legati alla cartografia, e che disegnano un quadro esaustivo di quello che è la realtà e lo stato del nostro patrimonio fortificato. Possiamo però anche delineare un percorso che ho scelto di dividere in base al titolo di questo convegno: da ieri al paesaggio naturale a oggi, attraverso l'evoluzione dei mezzi di comunicazione. Si parte dalla carta. Ieri è molto collegato ovviamente a quello che è la realtà della guerra. È stato evidenziato in questo convegno che la guerra definisce quello che è il contesto della fortificazione, anche se la fortificazione in sé ha una valenza difensiva. E la guerra però ha molto inciso sul nostro immaginario e vede come scenario proprio quello della fortificazione. Vi cito quello che è un passo di Camanni, che dice: la guerra consacra lo stereotipo della montagna tragica e austera, uno stereotipo durissimo a morire. Pochi miti della storia moderna hanno impiegato così tanto tempo a sbiadire e a perdere consenso. C'è insomma ancora questo aspetto tragico legato alla fortificazione, e alla fortificazione vista come un'opera di conquista, di dominio sulla montagna, che va
piegata agli scopi bellici dell'uomo, il cemento che si aggiunge sulla pietra. In queste testimonianze dell'epoca spesso ricorre la guardia di frontiera, il senso della superiorità dell'uomo sulla natura. Una superiorità che però abbiamo visto effimera. Quando la fortificazione perde la sua funzione, quando sembra quasi non avere più senso perché la guerra non c'è più, la natura riprende i suoi spazi. Qui abbiamo fatto una gita al Forte del Sapè, a Salvetra, nel Parco del Gran Bosco, ora Parco Albicozie, e abbiamo visto in tutta la sua potenza la flora, la natura, la forza dell'ecosistema che ingloba anche le creazioni umane, riprendersi i suoi spazi. Quello post-bellico è un periodo difficile, quello dell'oblio, della dimenticanza, dell'abbandono. Abbiamo visto anche della depredazione scellerata di quelli che erano tutto ciò che era asportabile dalle fortificazioni. È un periodo, uno stop necessario anche per un ripensamento. Cioè, abbiamo visto anche negli interventi di questa mattina che a seguito di questo abbandono e oblio ci sono due destini. Il primo è quello dell'abbandono, del reintegrarsi nel paesaggio naturale, della struttura. L'altro invece, che è quello più difficile, è del reinventarsi con fatica, con impegno, un'identità, un'immagine e una nuova funzione. Cioè abbiamo una struttura che nasce in relazione a un evento bellico, la guerra non c'è più, l'abbandono. Cosa diventano quindi i forti? Allora, indubbiamente sono dei beni culturali. L'abbiamo visto stamattina con la storia dell'Associazione San Carlo, che faticosamente ha ripreso uno stato di abbandono e ha valorizzato l'aspetto culturale della struttura. Però è innegabile dire che, oltre a essere un luogo culturale, deve essere un prodotto di marketing. Allora, alle volte abbiamo sempre un po' una diffidenza, anche un certo sospetto quando accostiamo la cultura al commercio, però ormai negli scenari contemporanei non possiamo più negare il fatto che, per essere attrattiva, per attirare pubblico, che è un'esigenza necessaria per il sostentamento, l'opera deve anche utilizzare le strategie di vendita proprio del marketing. Oggi si dice che i mercati sono conversazioni, ossia, mi rifaccio all'intervento del dottor Meneghelli, bisogna sapere dialogare, bisogna sapersi mettere in contatto con un ampio pubblico che possa godere di una fruizione che sia ovviamente ben instaurata, che vada a comunicare quella che è la storia, l'identità, la cultura di quel luogo, che sia però anche vendibile, che sia attrattiva, che abbia fascino. È necessario strutturare questa comunicazione con coscienza e con responsabilità. Cioè, spesso non ci pensiamo, ma siamo invasi da messaggi promozionali, pubblicità, campagne digitali che magari ci aprono dei pop-up con dei prodotti che ci vengono offerti, che hanno una persuasione molto aggressiva, che mira unicamente alla vendita. Il commercio è quello. Quando invece andiamo a promuovere un bene culturale che deve avere ricadute in sé sul territorio, bisogna mantenere la propria identità. Qui vi ho messo qualche esempio che non riguarda le fortificazioni, ma in generale la montagna. Come una scorretta o non corretta, diciamo, comunicazione non solo vada a creare un immaginario falsato che non va a corrispondere con quella che è la realtà effettiva che si va poi a fare esperienza, ma crei anche proprio delle conseguenze alle volte nocive o addirittura pericolose. Una montagna che viene comunicata, divulgata, venduta come totalmente accessibile può creare anche problemi di frequentazione. C'è chi pensa di affrontarla con qualsiasi condizione meteorologica, magari anche con qualche incoscienza. O crea anche, non so, difficoltà ai locali che si trovano problemi di parcheggio perché non viene tanto percepito il rispetto del luogo quanto invece evidenziata la versatilità del prodotto che viene commercializzato e promosso come una macchina che appunto raggiunge dappertutto, comprese le montagne. Veniamo quindi alla strategia di visibilità e di comunicazione web.
Ho scelto tre forti a titolo esemplificativo, Fenestrelle, Bard e Exil. Non è un'analisi comparativa che va ad analizzare le risorse del budget destinate alla promozione, le figure dedicate, perché purtroppo non abbiamo avuto tempo per elaborarle, ma va a individuare quali sono i canali utilizzati per raggiungere il pubblico e per andare a divulgare il più possibile le proprie risorse. Si inizia già solo dall'immagine, visual, si dice adesso, branding, del logo. Abbiamo tre loghi molto diversi: il Forte di Fenestrelle, che si identifica con l'associazione che lo gestisce e che utilizza la porta, quasi come se fosse un ingresso, un benvenuto per il pubblico, molto ospitale. Il Forte di Bard ha scelto invece di giocare sulla somiglianza tra la struttura architettonica e il richiamo con le montagne. Il Forte di Exil invece ottiene un curioso effetto di somiglianza architettonica e con la lettera E che viene capovolta. Ci fermiamo anche su questo aspetto del logo, perché abbiamo parlato di simboli, dell'essere iconico, e un logo può essere molto identificativo, può diventare quasi un portavoce, che può anche essere utilizzato per divulgare gadget o creare appunto una riconoscibilità forte della realtà che andiamo a comunicare. Tutte e tre i forti sono presenti ovviamente su internet, con un sito internet accessibile anche dai dispositivi mobili. Ricordiamo che questa presenza online è assolutamente imprescindibile. Nel 2017 erano 36 milioni di italiani che avevano un accesso quotidiano su internet, di cui 31 attivi con almeno un account di social media. Ormai la nostra esperienza delle realtà anche turistiche del territorio è filtrata da un accesso web, cioè noi andiamo a vedere prima l'immagine che ci viene proposta e poi valutiamo in base a quell'immagine se è il caso di andare a visitarla o meno. Altri strumenti che possono essere utilizzati sono la newsletter, che è presente qui al Forte di Bard, mentre nella altre due realtà assente, che è uno strumento per, attraverso la raccolta delle email, di aggiornamento, di divulgazione, che permette di mantenere costantemente in contatto l'ente di gestione con il suo pubblico. È uno strumento doppio taglio, perché richiede una gestione continua, scrupolosa, si tratta di fare una redazione di notizie che va supportata con immagini, con link, e quindi va costruita, e poi anche in relazione alle recenti normative sulla privacy è un elemento da gestire difficile, perché bisogna comunque disporre di tutte le precauzioni del caso per gestire i dati personali. Vi sono poi i social media, questi potenti canali di divulgazione su cui quotidianamente facciamo accesso. La pagina Facebook, che solitamente viene utilizzata per una sorta di dialogo quotidiano che può informare su quelli che sono gli eventi, piuttosto che sulle condizioni meteorologiche e sulle risorse che vengono offerte in quel periodo al pubblico. La pagina Twitter, la fan Twitter, che invece viene utilizzata per un pubblico più mirato, spesso identificato con gli enti, i giornalisti, un target che è più interessato ai comunicati stampa, ai comunicati ufficiali, magari per un riutilizzo sulle testate e quindi un utilizzo più professionale, e anche in forte calo, quindi non è tanto da un canale che andrà a svilupparsi, mentre invece da tenere in considerazione l'account Instagram, che ha avuto un incremento nell'ultimo anno del più del 30%, che vede un continuo aumento di utenti che fanno accesso e che non solo è informativo, ossia porta dati collegati alla realtà da sponsorizzare, una breve descrizione dell'evento, dove si trova, gli hashtag, che sono delle parole che vanno a indicizzare la ricerca e portano tutta l'utenza che può essere interessata a quel tema verso quel contenuto. Ma è uno strumento di forte promozione gratuita, si può dire, ossia
tutti coloro che lo utilizzano diventano dei collaboratori di quella realtà, cioè utilizzando l'hashtag o andando a geolocalizzarsi oggi, facendosi un selfie qua fuori, noi andiamo a contribuire alla pubblicità del Forte di Fenestrelle. È bello anche pensare che tutti gli utenti vadano a costruire una sorta di comunità in cui basta immettere una parola di ricerca per andare a vedere chi c'è stato, che sguardi ha ottenuto. Quello dello sguardo è molto interessante, appunto, per capire quali sono le varietà. Si può anche fare uno studio del target attraverso un'analisi dei post per capire un tipo di pubblico, cosa è interessato, cosa va a focalizzare rispetto a un altro, quali sono i trend e gli interessi di quel periodo, e si può anche studiare in prospettiva come elaborare le successive strategie di visibilità in base ai gusti di chi frequenta il Forte. L'ultimo è il canale YouTube. Le potenzialità del video sono straordinarie, anche in relazione alle ultime innovazioni in materia di ripresa. Pensiamo ai droni che permettono una vista dall'alto dei forti, sono altamente spettacolari, sono coinvolgenti, sono però difficili da ottenere, cioè bisogna incaricare un videomaker dedicato, e sono difficili anche da dare continuità su un canale YouTube, per cui serve proprio una figura dedicata, professionale dedicata, o un ufficio stampa che crei contenuti in maniera continuativa. Lo si può fare però anche in maniera più localizzata per gli eventi, in modo da dare agli utenti anche una visione di quello che effettivamente sono lo svolgimento. Penso, appunto, si parlava prima dei festival, dei concerti, delle rievocazioni storiche, che assumono subito un rilievo più interessante se il multimedia comprende il video, l'audio e la rappresentazione della cosa. Qui vi propongo due esempi di comunicazione online. Ho preso come esempio il Forte di Bard. Il primo è un post su Facebook, il secondo invece è su Instagram. Questo di nuovo a titolo esemplificativo per farvi incontrare, se non l'avete fatto finora, le modalità di comunicazione di queste realtà attraverso i social media. Lo si fa in genere con una foto fortemente evocativa, quindi con un contenuto che possa essere condiviso e che vada a coinvolgere un pubblico potenzialmente ampio, e lo si fa con una descrizione molto breve e con un lessico informale, che non vuol dire ovviamente scadere nella banalità o essere semplicistici, ma che vada a ingaggiare, a coinvolgere il pubblico, in genere con anche un tono colloquiale. Cioè, spesso si fanno domande per generare i commenti, le condivisioni, per ottenere quella che viene detta la call to action, cioè lo stimolare il pubblico a rimanere sulla pagina, a interagire. Questo modo di attrarre l'utente non deve essere appunto visto come uno svilimento dell'identità culturale, storica, architettonica del Forte. È un primo contatto che si ha e che poi può andare a svilupparsi meglio con la visita poi in loco, con l'approfondimento sul sito internet che proporrà la storia, gli approfondimenti del caso. Su Instagram diciamo che è ancora più secca questo modo di contattare l'utente, perché Instagram si basa su una comunicazione di tipo visivo. In questo caso avevamo il Forte di Bard che viene giustapposto a una locandina, una brochure della mostra che c'era stata su gli Avengers, perché il Forte aveva ospitato le riprese di questo film, di questo Colossal Avengers di Age of Ultron, generando un forte interesse. C'erano stati le varie testate avevano ripreso la notizia, era uscito come news del momento e aveva generato un forte interesse. Forte interesse che viene anche riutilizzato negli anni. Questa mostra di qualche anno fa viene ripostata adesso e un utente, non so se legge, dice appunto, fa un commento neanche tanto positivo, negativo, dicendo: ma come, mettete una foto adesso di un evento precedente?
l'essere in dialogico con l'utente presuppone sempre una risposta. Anche in questo caso il forte si propone in maniera positiva, dice che non verrà più ripresa quella mostra, ma che c'è tutta un'altra serie di risorse, ed è bello quello che propone, dice, perché scegliere tutto questo e molto di più lo trovi al proprio di Bard. Quello quindi che va proposto è un ventaglio di opportunità di scoperta del forte. Abbiamo detto che per strutturare un contenuto servono sia i mezzi tecnici, quindi strutturare una strategia online che utilizzi gli strumenti digitali del marketing, quindi i canali social, una mailing list e così via, ma servono poi delle strategie di contenuto, ossia al di là di quelle che sono le risorse del forte in sé, quindi le visite guidate, le mostre, gli eventi, bisogna capire quali sono i trend che possono attirare un pubblico ampio. Io ve ne ho proposti due che mi sembrano in forte crescita. Il primo è quello dello sport. Sia il trail, il running, che la corsa, negli ultimi anni hanno visto un incremento dei partecipanti anche non professionisti, non atleti, del 20% circa. E quindi segnala il fatto che vi sia un forte interesse nelle gare che stanno sempre più aumentando e che rischiano di essere un po' banalizzate. Il fatto di inserirlo in un forte invece li qualifica fortemente, crea appunto uno scenario unico, le distingue dalle altre competizioni e poi crea un indotto anche legato non solo all'atleta ma agli accompagnatori, alla famiglia, al fatto che si fermino due giorni, che scoprano anche i dintorni del forte. Sono gare sia di tipo di corsa, qui c'è i 4.000 scalini che vengono percorsi nella gara di luglio, al forte di Bard c'è questa Fortenua 10 km e poi sullo Shabberton abbiamo due competizioni, la Iron Bike in bici e poi il trofeo Monte Shabberton che prevede una gara di trail e una gara di vertical. Un altro trend in crescita è quello dell'enogastronomia, il food, che anche qui, come abbiamo visto prima, il marketing, il commercio accostato all'elemento culturale sembra un po' da svilire la portata del patrimonio da sponsorizzare. Mentre invece può essere un connubio molto interessante perché molto spesso si pensa al bene culturale come qualcosa serio, distaccato, anche un po' vissuto in maniera asettica dagli specialisti, mentre invece dovrebbe sempre più portare risorse anche al territorio, alla comunità che vive i dintorni. E quello della gastronomia può essere un fattore interessante per sviluppare collaborazioni, ad esempio con i produttori locali, con le realtà agroalimentari che circondano i vari forti e che possono trovare proprio nell'opera, nel forte, una sorta di mercato, una sorta di palcoscenico per la vendita ma anche per la promozione delle tradizioni. Oggi mangeremo appunto le cagliette e può essere proprio l'occasione per andare magari a scoprire dei produttori locali. Fino adesso abbiamo parlato di forti gestiti, ci sono società, fondazioni o associazioni che si occupano della promozione, possono farlo sia a livello di volontariato, quindi con un impegno a titolo assolutamente gratuito e seguire con grande impegno e capacità i canali social, la pubblicazione sui siti, l'invio di comunicati stampa, che comunque è un lavoro molto impegnativo. Ma ci sono anche tutta una serie di opere che sono appunto in alta montagna e che non hanno una gestione, non possono avere una visibilità o potrebbero averla attraverso dei portali, dei progetti più strutturati che al momento non ci sono. Qui l'internet, la risorsa del web, soprattutto i social media, può essere fondamentale per la divulgazione di queste opere perché
attraverso appunto questo facile modo di produzione delle immagini, che è quello di dare un click con il nostro telefono, possiamo condividerlo con migliaia di altre persone. Ad esempio su Facebook ho messo, vi riporto qui questi due gruppi, Vallo Alpino e Vallo Alpino Occidentale, che coinvolgono più di 1800 persone. Come? Facendo dei post, delle gite, dei luoghi che vanno a fare i sopralluoghi, dando anche delle relazioni tecniche e delle informazioni storiche. Insomma, non è soltanto il post autocelebrativo, il selfie per farsi vedere che si è nati in montagna. Anche questi però non vanno sottovalutati. Attraverso Instagram, il canale di cui parlavamo prima, troviamo una moltitudine di immagini di escursionisti, persone che si dedicano al trekking, alle passeggiate, che vanno a dare visibilità a dei forti, a dei bunker, a delle antiche mura che altrimenti rimarrebbero magari relegate a dei plian o delle produzioni cartacee, magari in un angolo di un ufficio del turismo. I metodi di ricerca sono appunto quelli attraverso la geolocalizzazione o gli hashtag, che sono appunto caratterizzati dal cancelletto, e ovviamente ve ne sono tanti di più quanti più persone frequentano quei luoghi. Vi ho messo il Forte di Barba, ne ha 19.371, perché ovviamente dietro c'è un'organizzazione che spinge questo hashtag e ne favorisce la condivisione. Sugli altri invece ne abbiamo un po' di meno. Io ho preso alcuni forti della Val Susa, c'è il Forte del Fuen, lo Chaberton e il Praman, sono molto di meno, un po' perché c'è una fruizione anche straniera che a volte mi scrive in maniera un po' fantasiosa. E altro motivo è che non c'è una gestione unitaria della visibilità turistica. Anche in valle, se penso, ci sono due consorzi turistici, più di due consorzi turistici, insomma non si riesce a unificare le strategie di promozione. È però interessante questo aspetto di produzione dell'immagine e condivisione anche in relazione a quello che può essere sviluppato. Prima si parlava anche di ampliare un pubblico non specialistico, non interessato agli aspetti particolari, che potrebbe appunto utilizzare l'immagine o anche la geolocalizzazione per contribuire a un'opera collettiva. Vi dico questa idea appunto, che era quella di utilizzare gli open data. In Piemonte abbiamo un archivio di geolocalizzazioni di quelle che sono le fortificazioni, aperte a chiunque, quindi basta andare sul sito e li si scarica, che potrebbe essere utilizzato ad esempio per lo sviluppo di un'app o di un sito mobile facilmente apribile dai cellulari, per andare a divulgare questo straordinario patrimonio, e potrebbe essere proprio collegato a delle strategie, delle dinamiche di pubblicazione delle foto, proprio per unire il dato cartografico, il dato storico, ma invece a una frequentazione più turistica e più interessata probabilmente all'esperienza del Forte in sé. Penso di aver concluso. Vi ringrazio per l'attenzione.